tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale di YouTube. Io sono il Rizzo e oggi vedremo come nascondere finalmente la vostra prima cache. Dovete sapere però che ci sono delle linee guida che sono necessarie da conoscere per poter nascondere la vostra cache. Innanzitutto andiamo comunque a vedere come si deve fare per nascondere un cache. La primissima cosa è effettuare, come vedete, il login. Poi la seconda cosa da fare è andare su Gioca. Se avete il sito in italiano sarà semplice trovare la voce, ovvero nascondi un geocache. Quindi cliccate su nascondi un geocache. Avete due opzioni. La cosa che andremo a vedere oggi è il come fare a nascondere una cache tradizionale, quindi quella che voi raggiungete e trovate subito. Come funziona? Allora, innanzitutto dovete sapere che prima di dover nascondere un tesoro è suggerito il trovarne almeno una ventina. Quindi vi siete registrati, avete partecipato alla caccia al tesoro e avete sostanzialmente trovato almeno una ventina di cache, che siano tradizionali, che siano multi, che siano mystery, where you go, di qualsiasi genere. Questo perché? Perché almeno più tipologie di geocache trovate e meglio avete modo di capire come creare un'esperienza anche per gli altri giocatori e potete quindi capire effettivamente cosa fare per poter nascondere un tesoro, come può essere stato fatto da tantissimi altri giocatori. In questo caso comunque, se avete bisogno, ci sono le linee guida per nascondere un cache, come vedete, oppure c'è anche un quiz, diciamo, che vi permette di capire se avete, come si dice, assimilato le giuste informazioni per poter procedere. Poi, come potete vedere qua, ti dice nascondi il tuo cache, quindi aggiungi un logbook, istruzioni per chi trova il contenitore, e nascondilo in un posto che vuoi valorizzare. Visita il nostro centro assistenza per consigli su come nascondere il cache e creare la prima pagina, e poi invia in revisione la pagina del cache. Ma andiamo subito nello specifico. Dunque, in questo caso abbiamo detto nasconderemo un cache tradizionale, quindi facciamo crea un nuovo geocache. In questo caso, come potete vedere, ne ho due manutenzione e uno che sto aspettando di pubblicare, perché è ancora in fase di sviluppo, essendo una where you go, come potete vedere. In questo caso vi dice: hai due contenitori che hanno bisogno di avere una manutenzione e hai un cache che invece deve ancora essere pubblicato. Lui ti dice: prima di proseguire sarebbe meglio che tu controllassi questi qua che ci sono in elenco. In questo caso io farò continua comunque, ovviamente, anche se c'è, diciamo, quell'indicazione lì. Voi potete comunque proseguire. Come potete vedere, siamo in una pagina con una mappa. Adesso qui mi farà vedere il Pinterest, ma non fateci caso, è una funzione che ho io aggiuntiva qui nel browser di Chrome. Comunque, mettiamo caso che voi vogliate nasconderlo. Adesso ve lo faccio proprio un esempio molto molto esteso, diciamo vogliate nasconderlo a Milano, per fare un esempio. Se io faccio Milano e faccio cerca, come potete vedere lui finisce su Milano e fa vedere tutti questi cerchi. I cerchi rossi sono sostanzialmente i tesori che sono già stati nascosti, ad esclusione delle multicache e altri contenitori virtuali. In sostanza, se io vi faccio vedere per esempio questa, qui in centro sarà nascosto il tesoro. Quindi di conseguenza voi potete nascondere un tesoro, se virtuale, all'interno del cerchio. Se si tratta di una cache fisica invece dovete stare almeno a 161 metri, ovvero il raggio d'azione di questo cerchio rosso. Quindi mettiamo che voi vogliate metterlo qua, dove ho la manina adesso io del mouse. In questo punto potete metterlo, qui no, ma qui sì. E questo per tutte le zone che ci sono intorno. Facciamo un esempio: se io metto Soresina, che è la zona dove ne ho già nascosti alcuni io, non ovviamente in Soresina ma un po' al di fuori, come potete vedere, se io faccio una zoomata, adesso qui dovrebbe caricarne altri facendo aggiorna la mappa, ecco qua, vedete, per esempio questo qua è uno. Di conseguenza io in questa zona qua, come ripetevo prima, non posso nascondere un tesoro.
ma al di fuori del cerchio rosso sì. Ora facciamo un esempio. Io ho intenzione in questo periodo di nascondere una cache vicino a Castelleone, quindi io faccio Castelleone, faccio una ricerca, zoom in meno, e come potete vedere non ce n'è neanche una in questa zona. Più nello specifico io volevo metterlo in zona Le Valli. Come potete vedere c'è la chiesa di Santa Maria in Bressanoro, che è effettivamente la zona dove io voglio nascondere appunto una cache. Allora faccio aggiorna la mappa. Come potete vedere non ha caricato nessun cerchio rosso, quindi io non ho nessun allarme nella quale non poter mettere un tesoro. Questo perché? Perché come ripetevo prima, se c'è il cerchio rosso non potete metterlo, di conseguenza facendo così voi avete la sicurezza che andando in quel posto lì e nascondendo il tesoro avete la sicurezza che non ci siano problemi poi nella pubblicazione successivamente. A questo punto, avendo fatto questa verifica e vedendo che nella zona non c'è neanche un cerchio rosso, possiamo fare su continua qua in alto a destra. Sai già, come vedete dice, sai già dove nasconderlo. Se hai già visitato il luogo, ottenuto coordinate esatte e ricevuto il permesso del gestore, allora sei pronto per inviare il geocache. Allora, qui c'è da fare un altro punto. Considerate che se è un luogo privato, comunque un luogo dove bisogna avere un permesso, diciamo, per poter accedere e poter mettere una cache, è giusto avere appunto il permesso del proprietario del terreno, altrimenti si rischiano anche delle sanzioni. Successivamente, come ripetevo, si fa su continua e noi ci troviamo in questa pagina. Come potete vedere fa scegliere il tipo di cache, noi sceglieremo il tradizionale, ma come potete vedere c'è anche la multi cache. Questi due sono quelli principali, diciamo. Poi però se noi schiacciamo su mostra altri tipi di geocache, come potete vedere ne fa altre quattro tipologie. Questi qui sono tutti tipi di cache che sono aperti a chiunque, ma noi per comodità andremo a vedere solamente la cache tradizionale. Quindi, scelta la tipologia, schiacciamo su cache tradizionale. Qui, come potete vedere, si è riaperta ancora la nostra mappa. Che cosa succede però? Ci chiede le coordinate esatte. In questo momento il sito chiedeva: hai già nascosto il contenitore, sai già le coordinate. Io faccio un procedimento leggermente diverso. Perché questo? Perché io praticamente facendo questo giro riesco a prenotare quello che è la posizione del tesoro nella quale io voglio andare a nascondere il contenitore. Di conseguenza, solo per il momento, ripeto, solo per il momento, vado su maps.google.it e vado a generarmi le coordinate direttamente dal Google Maps. Adesso, come potete vedere, mi trovo in questa zona, ecco qua. Per comodità e per sicurezza vi faccio la visuale della mappa satellitare, ecco qua. E come potete vedere qua c'è il santuario nella quale io voglio nascondere il tesoro. Allora io adesso andrò a recuperare delle coordinate che non devono necessariamente essere precise al 100%, come ripeto è solamente per diciamo prenotare la posizione dove voglio nascondere il mio contenitore. Tasto destro. Che cosa c'è qui? Facendo così avete notato che si è aperta questa finestrella sotto. Se voi evidenziate questa selezione oppure fate clic sopra, vi si apre l'indicazione qua in alto e le coordinate qua. Semplicemente cosa vi basta fare? Fare copia, quindi selezionate qua e fate copia, poi tornate sul vostro sito internet e mettete le coordinate dentro qua e fate conferma alle coordinate. Come vedete lui ha messo il puntatore sopra la zona dove voglio effettivamente nascondere il contenitore. A questo punto cosa succede? Facciamo continua. Come potete vedere qua ci chiede altre indicazioni come un parcheggio, inizio di un sentiero, punto di riferimento. Queste sono informazioni che potete anche modificare successivamente, però per comodità vi faccio già vedere come funziona. Quindi io farei aggiungi un parcheggio. Come potete vedere lui qua vi dà le stesse coordinate di prima, ma se noi andiamo su Maps possiamo vedere che c'è un parcheggio in questa zona. Di conseguenza, come prima, tasto destro, che cosa c'è qui? Clicchiamo sopra le coordinate e lui le caricherà qua. Evidenziate le coordinate, tasto destro copia,
tornate sulla mappa qui, fate tasto destro, incolla, lui vi darà le coordinate nuove. Come potete vedere lui le ha inserite. Vedete qui c'è la stradina che girava e qua c'è il nostro parcheggio. E noi qua possiamo effettivamente mettere anche un titolo, quindi parcheggio, e volendo potete aggiungere anche una descrizione, ma non è obbligatorio. Successivamente c'è anche l'inizio di un sentiero, perché da qua fino a qua il sentiero è sterrato e non è accessibile ai veicoli. Di conseguenza cosa si fa? Aggiungi inizio sentiero e vi farà la stessa identica cosa, però vedete che c'è scritto inizio sentiero invece che parcheggio. Conseguenza cosa facciamo? Sempre Google Maps, qui possiamo vedere il satellitare, sapete che l'ingresso è qua, quindi tasto destro, che cosa c'è qui? Come prima, coordinate, prendete le coordinate, tasto destro, copia, andate qua, evidenziate, cancellate, tasto destro, incolla, e facendo così abbiamo aggiunto anche l'inizio del sentiero. Ripeto, questi qui sono solo passaggi per mettere giù una bozza di quello che è il tesoro finale. Successivamente vi farò vedere come essere molto più precisi in questo procedimento di pubblicazione. Questa qui deve essere solo una bozza e è semplicemente per salvare nel vostro database la possibilità di pubblicare un contenitore. Successivamente facciamo continua. Ah, ecco, mi dimenticavo anche qua. Non avevo messo il titolo, come vedete mi ha avvisato con il riquadro rosso, di conseguenza qui andiamo a scrivere accesso sentiero per il santuario, vogliamo essere pignoli, santuario maiuscolo, ok, facendo continua lui proseguirà. E come potete vedere qui abbiamo la schermata di pubblicazione, diciamo, dove mettiamo dentro tutte le nostre informazioni riguardo al tesoro. Nome del geocache, mettete un nome che volete, in questo caso è Santuario Santa Maria Bressanoro. Se siete sicuri sul nome potete andare semplicemente su Google Maps e vedete che effettivamente io ho sbagliato, è Chiesa di Santa Maria in Bressanoro. Di conseguenza tasto destro copia, volendo potete fare anche così, andate qua, incolla, poi nascosto da qui potete lasciare il vostro username come potete vedere, oppure potete fare anche, potete mettere il nome di un team, se avete creato un vostro club di ricercatori di tesori di cache potete mettere anche il nome di un team. Nascosto in data, questa qua ovviamente è la data in cui è stato nascosto il tesoro. Poi luogo ovviamente Italy, Lombardia. Qui ci va la descrizione, diciamo, del tesoro. In questo momento io andrò a scrivere semplicemente inserire testo qui e poi vi spiego il perché. URL dell'immagine di sfondo è quella che si vedrà poi sotto forma di immagine ripetuta, diciamo, qui dietro alla cache. Poi qua indizio consigliato. L'indizio è il suggerimento che solitamente vedete quando è quello famoso che dovete decriptare invertendo le lettere. In questo momento anche qui faccio inserire testo qui, ho letto e accetto i termini e le condizioni e faccio continua. In questo momento poi dobbiamo mettere dentro le caratteristiche del contenitore. Come potete vedere qua vi dà anche una mano. Qual è la dimensione del geocache? Solitamente se si mette un contenitore come il contenitore di un rullino si va sulla micro, altrimenti se si fa già qualcosa di un po' più grande si può fare piccolo. Quindi noi cliccandoci sopra vedete che mi ha fatto questo riquadro leggermente più scuro e abbiamo selezionato la dimensione del contenitore. Poi come potete vedere difficoltà e terreno, questa qui è la difficoltà in cui bisogna risolvere la caccia al tesoro. E qua sotto il terreno, che è la difficoltà per la quale bisogna raggiungere il tesoro finale. Per poter capire le giuste indicazioni da inserire, potete benissimo schiacciare su consigliamo questo metodo per valutare il tuo cache. Quindi schiacciando qua sopra, come potete vedere, si aprirà questa finestra. Evidentemente qua è in inglese e purtroppo è così. Però se avete, come vedete, Google Chrome, potete fare traduci e di conseguenza vi spiega colonna di sinistra difficoltà, colonna di destra terreno. In questo caso il contenitore richiede una leggera salita, diciamo,
per raggiungere il santuario, quindi facile da trovare o risolvere in pochi minuti, facile da trovare o risolvere entro 10-15 minuti. In questo caso, come potete vedere, è una stella e mezza, quindi di conseguenza, per il fatto del risolvere il contenitore, come potete vedere qui c'è un cursore, io lo lascio su 1,5. Mentre per quanto riguarda il terreno, se voi vedete, una stella dice che l'escursione è a meno di 0,5 miglia ed è accessibile da disabili, quindi con sedia a rotelle si intende. Però, come vedete, dice anche attributo richiesto. Successivamente vi spiego cosa intende. In questo caso io metterei una stella e mezza, perché è a meno di 0,5 miglia, quindi meno di 0,8 km. E molto probabilmente la strada è piatta, ma potrebbe non essere accessibile ai disabili. Quindi questa è già un pochettino di più l'indicazione suggerita. Vediamo quella dopo. L'escursione è meno di 2 miglia, quindi 3 km, lungo percorsi ben definiti, con nessun cambiamento significativo, aumento o crescita eccessiva. In questo caso anche qua direi che una stella e mezza è azzeccata, quindi confermiamo anche qua una stella e mezza. Questo è il riferimento in stelle, come potete vedere. E andiamo sotto ed eccoci agli attributi che dicevo prima, e adesso vado ad elencarveli. Allora, vi spiego anche un'altra cosa. Mettiamo che, come diceva prima, c'è accessibile con la sedia a rotelle. Adesso, come potete vedere, è disattivato. Se io ci clicco sopra diventa scuro e indica che questo cache è accessibile con le sedie a rotelle, ma io voglio dirgli che non è accessibile con la sedia a rotelle, e allora lo schiaccio di nuovo e viene fuori con questo riquadro qua del divieto. Ora vado ad elencarvi, quindi vista panoramica non direi, cani, perché volendo è accessibile per i cani, ci può stare. Se non siete sicuri, piuttosto disattivatelo e lasciatelo così. Pagamento, accesso, parcheggio, in questo caso non ce ne sono. Richiede attrezzatura da arrampicata, nemmeno. Richiede barca, no. Richiede attrezzatura da immersione, no. Consigliato ai bambini, in questo caso per me sì. Richiede meno di un'ora, sì. Arrampicata impegnativa, no. Può richiedere il passaggio di un guado, no. Può richiedere di nuotare, no. Sempre disponibile, sì. Consigliato di notte, non necessariamente. Disponibile in inverno, sì. Precipizio, caduta massi, no. Area di caccia, no. Area pericolosa, no. Questo l'abbiamo già visto, non necessita, non è accessibile con la sedia a rotelle. Campeggio disponibile, no. Biciclette, no. Motociclette, no, perché all'inizio del sentiero c'è una sbarra in questo caso. Veicoli fuoristrada, no. Motoslitte, no. Falò, no. Piante velenose, no. Magari attivo rovi, perché potrebbero esserci magari delle rose o delle spine sulle piante. Animali pericolosi, no. Zecche, no. Miniera abbandonata, no, ovviamente. Parcheggio disponibile, sì. Trasporto pubblico, no. Tavoli da picnic nelle vicinanze, in questo caso no. Cavalli, no. Acqua potabile, no. Non ci sono bagni pubblici nelle vicinanze. Telefono dintorni, no. Accessibile col passeggino, direi di no, nel senso che comunque la strada è sterrata e magari il punto dove lo vado a nascondere non è proprio così accessibile. Attenzione al bestiame, direi di no. Richiede furtività, può essere perché magari è una zona turistica e ci sono dei visitatori, quindi è giusto non farsi troppo notare. Richiede una torcia, non necessariamente. Camper roulotte, no. Lampada UV, no. Ciaspole, direi di no. Sci di fondo, no. Necessita strumenti speciali, no. Cake notturno, no, perché comunque non è solo notturno, questo si intende solo notturno, ma noi abbiamo messo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Park and grab, direi di no, perché c'è un sentiero da fare. Non è una struttura abbandonata. Escursione ridotta a meno di un chilometro, possiamo attivarlo. Questi qui, escursione media, 1 km, 10 km, direi di no, e 10 più chilometri, no. Non c'è un distributore di benzina nelle vicinanze. Cibo nei dintorni, no. Emettitore radio, no. Enigma in loco, no. Quindi non c'è da risolvere un enigma. Solitamente questo è per le multiple. Escursione impegnativa, assolutamente no. Accesso stagionale, no. Adatto ai turisti, direi di sì, perché uno almeno scopre, se è un turista, che scopre una cosa interessante. Richiede arrampicata sugli alberi, no.
giardino, residenza privata, direi di no, e cake con lavoro di squadra, in questo caso no. Fatto questo, abbiamo messo i nostri attributi. Inoltre, mi ho dimenticato di dirvelo, se ne posso scegliere fino a 15, non di più, però volendo se ne possono mettere di meno. A questo punto facciamo salva e mostra anteprima. In questo modo noi abbiamo salvato una bozza di quello che è la nostra cache, con il titolo, il nome della persona che l'ha nascosto, difficoltà, terreno, dimensione e tutte le altre informazioni varie. Come vedete c'è scritto inserisci testo qui, e se facciamo decifra c'è scritto inserisci testo qui anche in questo spazio. Qui sotto abbiamo il nostro parcheggio, il nostro accesso del sentiero, e qua abbiamo tutti gli attributi che noi abbiamo inserito. Successivamente vedremo come lavorare sul campo. Intanto, facendo così, noi abbiamo salvato la nostra cache sul portale di geocaching.com. Come potete vedere, abbiamo poi invia per la revisione oppure modifica la cache. Ovviamente qua ci dobbiamo fermare, perché ovviamente non abbiamo ancora preparato il tutto. Nel prossimo video vedremo come lavorare sul posto, quindi avremo il nostro contenitore già pronto, andremo lì al santuario del Santa Maria di Bressanoro e vi farò vedere effettivamente come rilevare le coordinate precise di tutti e tre i punti, quindi della cache, del nostro parcheggio e dell'accesso al sentiero per il santuario. Io vi ringrazio. Se la serie vi sta piacendo, vi invito a premere il tasto subscribe sotto al video e a premere la campanellina per non perdervi i prossimi video. Vi invito anche a mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto e vi invito a condividerlo con i vostri amici. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!